Ciao ragazze, in questo video vi mostrerò i due set che ho acquistato sul sito www.lovemakeup.co.uk, i set della Real Technique. Allora, per chi ancora non lo sapesse, ma credo che sarete veramente in pochissime, la Real Technique è il marchio che ha prodotto Samantha delle Pixie Vu. Chi non la conosce? Ha deciso appunto di produrre dei set di pennelli e anche dei pennelli singoli. Allora, devo guardare perché i nomi non me li ricordo. Però, allora, ha fatto tre set. Io ne ho presi appunto due che sono il set per la base, che è appunto il Core Collection. Comprende questi quattro pennelli che ora vi andrò a mostrare e lo starter set che è quello appunto per gli occhi. Il terzo set invece si chiama Travel Essential, contiene tre pennelli, però proprio per questo motivo ho deciso di non prenderlo perché per prenderne tre invece che potevo prendere 5 e 4 ho deciso di prendere questi due che contengono più pennelli. Scaltro come una faina, eh. No, vabbè, perché comunque pensavo che bastassero appunto questi due. Se poi vedo che voglio provare anche quelli, non c'è molto da fare se non ordinare, ecco. Altri pennelli che ha fatto sono dei pennelli singoli che sono uno da polvere, uno da fondotinta che è molto particolare perché è angolato, un kabuki, uno shading per gli ombretti, uno stripling, non so come si dice, che è tipo il 187 di MAC, uno per il blush che elogiano tutte e un pennellino per le sopracciglia. Però allora, i kit vengono 18,99 sterline sul sito UK, che è l'unico che comunque le rivende. Mentre invece i pennelli singoli varia il prezzo, nel senso che si parte dalle 6-7 sterline. Per quelli occhi si arriva fino alle 11 sterline per i pennelli più grandi tipo kabuki e quello da polveri, ecco. Vi mostrerò però i due set nel dettaglio. Allora, questa è la confezione in cui vengono presentati. Sul retro c'è appunto il dettaglio dei vari pennelli con anche a cosa servono. Questa è la confezione e questo è invece il set. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere quanto è carino il portapennelli perché in pratica può stare sì così perché ha, ve lo faccio vedere aperto, è fatto così. Quindi ha qui il portapennelli per i quattro pennelli, insomma, la parte elastica. Qui ci sono altre due parti comunque per mettere altri due pennelli che avete a casa, ad esempio. Poi si può tenere appunto o in questo modo come vi ho fatto vedere prima, cioè girando il velcro e quindi facendolo stare in questo modo, oppure si può piegare la parte e in questo modo in pratica resta in piedi, quindi si hanno i pennelli a disposizione da prendere così. Per poi richiuderlo invece basta chiudere così col velcro e si ha appunto la parte con il cordino, ecco, per portarlo in giro. Secondo me è stata sgamata anche su questa cosa qua, perché comunque è molto pratico, ecco. Diciamo che tenerlo così è più semplice per prelevare i pennelli proprio perché questi elastici sono strettissimi, a prova di ladro, ecco. Allora, i pennelli in questione sono quattro. Il primo di cui vi voglio parlare, alcuni li ho utilizzati, altri no, premetto. È questo qui. Questo è il pennello classificato come contour brush. Allora, sono lunghi la giusta misura, nel senso che per me è proprio lungo il giusto. Hanno la parte finale antiscivolo e sono col fondo diciamo tagliato, quindi restano in piedi anche da soli. Le setole sono morbide, sono sintetiche e
veramente morbidissime, cioè niente da dire. E questo è il pennello che io ho trovato migliore per quanto riguarda il mio viso, per il contouring proprio. Perché tutti i pennelli che avevo per il contouring per me erano veramente troppo grandi, perché io ho il viso piccolino. Quindi per fare il contouring, che ho cercato di abbozzare un po' oggi, però mi sa che qui l'ho sfumato un po' poco. Per fare il contouring, questo per me è eccezionale, nel senso che riesco a delineare perfettamente, essere molto precisa e nello stesso tempo riuscire a sfumare bene il prodotto. Quindi questo qui veramente lo approvo con la lode, ecco, perché è proprio, cioè, la giusta misura per il mio viso. Finalmente ho trovato il pennello giusto per il mio viso, per il contouring. Si può utilizzare comunque anche per il blush, perché essendo sempre piccolino e avendo io le guancettine abbastanza piccoline, io lo posso utilizzare anche per il blush. Il secondo pennello è questo. Questo è un pennello da fondotinta, infatti si chiama Pointed Foundation Brush. Pointed proprio perché è piccolino, è veramente piccolo, quindi io lo utilizzo sia per stendere il fondotinta qua, piuttosto che nelle piccole parti dove con un pennello normale non ci si arriva, sia anche per il correttore, perché comunque ha una misura giusta per stendere il correttore. Vi faccio vedere a confronto con un pennello da fondotinta classico, questo qui, quello della Sigma, e vedete quanto è più piccolino, ecco. Le setole sono sempre morbide, ma al punto giusto, nel senso che comunque questo deve essere un pennello molto compatto, e in effetti lo è. Ha la punta molto sottile, quindi io riesco a usarlo per i particolari, ecco. Anche se comunque io l'ho steso tutto, ci ho messo un po', ma ho steso il fondotinta tutto con questo qua per provarlo. Gli altri due pennelli sono questi due qua, e ancora non li ho utilizzati. Però, allora, questo si chiama Detailer Brush. È un pennellino, aspettate, è un pennellino veramente piccolo e si può utilizzare sia per il correttore per proprio le parti minuscole, più o per, non so, mettere il fondotinta qua, dove c'è il naso, piuttosto che proprio per i dettagli, ecco. Perché è veramente piccolissimo. Diciamo che secondo me si può utilizzare benissimo anche per l'ombretto, perché è uno di quelli a lingua di gatto che io tanto adoro, e quindi mi sa che la sua funzione diventerà quella, ecco. L'ultimo invece si chiama Buffing Brush, ed è un pennello sempre morbidissimo. Per il fondotinta minerale, piuttosto che per la cipria, piuttosto che per il blush, per le polveri in generale, anche se comunque secondo me è utilizzabile anche per il fondotinta liquido, perché comunque è un pennello molto compatto, non compattissimo come il powder brush della e.l.f. Questo è un po' più morbido, però secondo me dà una buona stesura, forse meno piena di questo qui, anche con il fondotinta liquido, però devo ancora provarlo, quindi non vi so dire. Morbidissimo veramente, cioè quando uno se lo passa sul viso dice wow. E questo qui appunto era il primo set, quindi carinissimo sia per l'estetica, perché comunque diciamo, ha curato anche quello, ecco. Non eccessivamente costoso, perché sono 18 sterline, quindi neanche più di tanto. Per comunque dei pennelli professionali, per dei pennelli cruelty free, quindi secondo me sono un ottimo compromesso, ecco. L'altro set invece è questo, si chiama Starter Set ed è il set da occhi. Questo premetto che ancora non l'ho utilizzato, quindi ve lo mostro semplicemente per quello che concerne i vari tipi di pennelli e a cosa servono, però non posso dirvi come, cioè posso darvi appunto le prime impressioni, ma non posso dirvi com'è in pratica. Allora, stessa confezione ovviamente. Questo set è viola invece di essere giallo. Adesso qui ovviamente è strano che diventa blu, ma in realtà è proprio viola. Come al solito dietro c'è la descrizione di ogni singolo pennello e vi faccio vedere appunto sempre lo stesso metodo,
si apre, si chiude in quel modo che vi ho fatto vedere prima. I pennelli questa volta sono 5 e allora iniziamo con un pennello da sopracciglia. Questo è classificato come pennello da sopracciglia. Anche qui hanno sempre il fondo diciamo gommato, ecco, antiscivolo per dire gommato. Queste sono le setole. Sono morbide e quindi da utilizzare per le sopracciglia. Credo che però si possa utilizzare benissimo anche per l'eyeliner, quindi provo e vi farò sapere, ecco. Magari appunto farò dei tutorial utilizzando questi pennelli per farvi vedere effettivamente come applicano il prodotto e come mi trovo. Poi il secondo pennello è un pennello molto strano, nel senso che non ne avevo mai visti. Si chiama Pixel Point. Pixel Point Eyeliner Brush. Questo è fatto in questo modo. In pratica è una sozione tonda, fatto proprio molto piccolino, che in alcuni video lei appunto utilizza per l'eyeliner. Io credo che però sia un filino grosso, cioè o meglio, se uno vuole fare una linea abbastanza spessa di eyeliner va bene. Oppure per delle applicazioni comunque molto precise, proprio pixel come dice, molto precise in zone particolari degli occhi, o anche solo per coprire i brufoletti in modo molto preciso, ecco. Credo che comunque siano pennelli abbastanza versatili. Oltre al loro uso, che appunto c'è scritto sopra sul pennello, uno lo può applicare come conviene a lui, ecco. Poi l'altro pennello si chiama Accent Brush ed è questo pennello, anch'esso molto piccolino. Per dettagli o per applicazioni comunque molto dense di prodotto, e se vedete è proprio minuscolo. Anche qui si può utilizzare per varie cose, vi farò vedere come lo utilizzerò io, ecco. Questi sono i pennelli un po' tuttofare. Molto carino anche questo qui perché è proprio piccolino, assomiglia a quello della Elf. Il Precision Brush, mi ricordo. Comunque è veramente piccolo, piccolo, piccolo. Gli altri due pennelli invece sono un pennello proprio da ombretto, e anche questo però fatto in un modo strano, perché questi pennelli non sono i classici pennelli che poi riuscite a trovare, nel senso, io un pennello fatto così che viene utilizzato per applicare l'ombretto, non è che l'ho. Ce l'ho, ecco. È un pennello comunque molto lungo, ha setole molto lunghe rispetto ai classici, morbido al punto giusto, come sempre. Assomiglia a un pennello a lingua di gatto, ma non lo è perché in realtà è comunque cicciottello. Quindi lei lo utilizza sempre nei suoi video per applicare l'ombretto. Io vi farò vedere cosa riesco a farci, ecco, con questo pennello. Morbidissimo veramente, non perdono setole quando si lavano. Altra cosa che credo sia possibile con questo pennello comunque è un'applicazione ma anche una sfumatura, perché se vedete appunto, visto che è cicciottello, secondo me si riesce bene anche a sfumare il prodotto. Mentre poi c'è proprio il vero e proprio pennello molto cicciotto. Questo si chiama Deluxe Crease Brush. Proprio perché per la piega dell'occhio e nello stesso tempo è un buon sfumone. È uno degli sfumoni. Io un pennello simile ce l'ho della Zoeva ed è un pennello che utilizzo tantissimo perché sfuma molto bene e nello stesso tempo comunque non disperde il prodotto, ecco, lo lascia dove deve andare. Quindi lo porta dove deve andare, non lo va a tirar via. Vi faccio vedere quello della Zoeva di cui vi parlo. Si chiama Eye Blender ed è questo qua. E se vedete sono abbastanza simili.
Questo è un po' più grosso, questo è molto più morbido, questo invece è più compatto. Quindi voglio vedere proprio come andrà a sfumare quando lo utilizzerò. Ecco, questa è la punta un po' più a punta, questo invece è più stondato. Quindi non è proprio uguale, ecco, ha delle caratteristiche diverse. E niente, questi sono appunto i pennelli da occhi. Anche qui sempre 18,99 sterline. Spero di trovarmi bene. A prima vista questi pennelli mi sembrano veramente molto buoni, sia questi che gli altri. Gli altri li ho anche provati, quindi devo dire che mi sto trovando molto bene. Pian piano vi farò vedere gli aggiornamenti nei vari tutorial e appunto vi darò un po' un parere ben preciso, ecco, su questi pennelli. Niente, per adesso vi saluto, vi lascio al prossimo video. Se avete qualche domanda da farmi, scrivetemela come al solito qua sotto. Un bacione, ciao!